Si sono svolti il 21 novembre ad Agire festeggiamenti in onore della Madonna della Grazia, una processione molto sentita e partecipata dalla popolazione locale. La Madonna della Grazia è infatti il fulcro della devozione mariana ad Agira. La festa, una tradizione antica, fino a 50 anni fa non si svolgeva una processione, ma successivamente nacque l'esigenza di dare la possibilità a tutti i fedeli di partecipare alla messa serale. E quindi la processione nacque per raccogliere i numerosi fedeli all'interno dell'abbazia di San Filippo, molto più grande della Chiesa della Grazia, e poter celebrare la messa in modo solenne. La statua della Madonna è un'opera in legno realizzata da Ferdinand Stufflesser, un artista di Ortisei, vicino Bolzano, e fu regalata il 21 novembre 1968 alla comunità di Agira dal sacrista dell'abbazia Giuseppe La Giusa, nonno dell'attuale parroco Don Giuseppe La Giusa. La festa è preceduta da un triduo di preparazione. La vigilia avviene la benedizione del fuoco e l'accensione delle vampe in vari punti del paese. La processione della Madonna è tra le più partecipate e vede sfilare in corteo le associazioni femminili e maschili di San Filippo. All'arrivo all'abbazia è stata celebrata una messa solenne presieduta da padre Carmelo Torrisi, parroco della chiesa madre di Aci Trezza, con la partecipazione dell'arma dei carabinieri, che al termine ha recitato la preghiera alla Virgo Fidelis, suggestiva la marcia alla Fedelissima, eseguita all'interno della chiesa dalla banda di Agira diretta dal maestro Filippo Pistone Nascone. Al termine della messa, il simulacro della Madonna è stato accolto sul sagrato dell'abbazia da uno spettacolo pirotecnico e ha proseguito la processione fino alla chiesa della Madonna della Grazia.